Ciao amica. Ciao amica, come stai? Tutto bene, giornata noiosa, e tu? Io, insomma, stanno succedendo delle cose troppo strane. Le solite urla dei vicini? No, no, non quello. Praticamente ti devo spiegare un po' di cose strane che stanno succedendo, specialmente in camera mia. Allora, camera mia per esempio è quella più fredda della casa. Ok, ci sta che sia a nord, però è troppo strano perché non sempre è così fredda. In più sembra come che ci sia tipo qualcuno che accende un frigo in camera mia, cioè schiaccia un bottone e in quel momento parte il freddo. E ti giuro, metto le bottiglie di acqua in camera mia e quando vado a berle è come se fossero state messe in un frigo. Ti giuro, è una cosa, cioè veramente non riesco a capire. Sì, ok, sì, penso, ragione, dico, è l'unica stanza a nord, ci sta, ma non che, cioè, ci sia così tanto freddo. E poi siamo in primavera, cioè io potevo capirlo in inverno, infatti finché era in inverno dicevo vabbè, ci sta, ma in primavera continua questa cosa che ci sia freddo, ma non c'è sempre così freddo, c'è quello che è anche strano. È una cosa troppo strana per me, perché io cerco anche di dare un senso logico alle cose, però boh, non lo so, non me lo so spiegare sta cosa. E poi sono successe altre cose strane, che appunto una volta avevo lasciato il telefono in camera mia con in stand-by, cioè lo schermo bloccato, però era acceso, e ero in soggiorno con mio padre. Stavamo parlando, a un certo punto abbiamo sentito delle voci, è stato molto strano. Abbiamo sentito queste voci e non capivamo da dove arrivassero, e poi ci siamo accorti che arrivavano da camera mia, dal mio telefono. Sembrava come che ci fosse una live di TikTok accesa, cioè sentivamo voci di due ragazzine che parlavano, sembrava proprio una live, cioè non lo so, o erano al telefono, non lo so, ho pensato a una live di TikTok, non so per quale motivo, forse perché prima stavo guardando TikTok, però ti giuro che avevo chiuso tutte le applicazioni e c'era il telefono in stand-by ed è stato troppo strano e non riuscivo a capire come fare per spegnerlo, perché io andavo per aprire a vedere se c'era qualche applicazione accesa ed era tutto spento, e ho dovuto spegnere il telefono per far finire questa cosa. Adesso che ci penso, sono tutte collegate a camera mia e al mio telefono. Vabbè, comunque un'altra cosa sempre col mio telefono è successa molto strana. Ero sempre in soggiorno con mio padre, avevo il telefono in mano in stand-by, sempre con tutto spento, cioè acceso il telefono, ok? Però in stand-by, con lo schermo bloccato, ecco. E mio padre mi guarda, cioè il suo telefono inizia a squillare e mi guarda e mi fa: ma perché mi stai chiamando? E mi fa vedere il telefono con, appunto, era venuto fuori Marta e la chiamata. E io gli ho detto: io non ti sto chiamando. E lui: ma io ho la chiamata, la vedi? Ok, e gli ho fatto vedere, ho sbloccato il telefono e gli ho fatto vedere che io non lo stavo chiamando. Quindi è stato molto molto strano, ci siamo guardati con uno sguardo come dire: oh cacchio, e adesso? E gli ho detto: metti giù, cioè sarebbe stato forse figo rispondere, cioè in questo momento direi potevamo rispondere per vedere cosa succedeva, però gli ho detto: metti giù e basta. Cacchio, se non di poi adesso avrei risposto, però cioè, è stata una delle prime cose che è successo, anche se te le ho raccontate in ordine cronologico inverso, perché l'ultima è stata appunto quella delle voci nel mio telefono. La mia camera è sempre fredda, non sempre, tipo oggi per adesso è tutto ok, infatti mi sono tirata su le maniche della felpa, sto abbastanza bene così, però cioè non so. Poi altre cose che mi vengono in mente adesso, così al momento, per raccontarti, per farti altri esempi. Spesso sposto, tipo, non trovo più un oggetto e poi dopo lo ritrovo, magari l'ho cercato tutto il tempo, tipo anche la memory card, avevo perso la memory card della videocamera, l'ho cercato ovunque, ho perfino ribaltato il letto e ho tolto le lenzuola, ho tolto tutto, ribaltato il materasso, ho spostato il letto, tutto, ho spostato tutti i cassetti, le cose, ho cercato ovunque, non l'ho trovato. E dopo qualche giorno l'ho ritrovato sul letto, sulla parte di legno del letto, e era impossibile che fosse lì perché io avevo ribaltato tutto il letto, e quindi era, com'era possibile che fosse lì in vista proprio, ho guardato in giù verso il letto e l'ho visto lì appoggiato come se qualcuno l'avesse appoggiato lì, ma non può essere, cose così assurde, tipo anche gli oggetti, scusami è andata un po' giù la voce, e gli oggetti me li trovo spostati, oppure li ho messi in quel punto e io so benissimo che li ho messi lì, vado a riprendere, non ci sono più e dopo qualche giorno li ritrovo in quel punto. Adesso posso essere io un po' scema, che magari sbadatamente li ho presi senza pensarci, può essere, però è tutto molto molto strano, alcune cose non me le so proprio spiegare. Era successo anche a me una cosa del genere, praticamente ti spiego, sai che faccio i segnalibri, uno di quelli mi piaceva un sacco, l'avevo utilizzato per un libro che avevo in lettura e il giorno dopo vado ad aprire quel libro, il segnalibro sparito, lo ritrovo a distanza di un mese all'interno delle pagine di un libro che non avevo mai letto, non avevo neanche mai aperto. Boh. Oddio. Sì, però io sono convinto sia stato Andrea a spostare il segnalibro. Ma secondo te potrebbe essere opera tipo di qualche fantasma? E chiedi alle rune. Anzi no, perché non usi la tavola Ouija, quella che avevi messo anche su Instagram? Intendi quella che ho pirografato io a mano? Io non l'ho mai usata, sinceramente, però forse penso che sia arrivato il momento per farlo. Aspetta che io dovrei avere un libro che spiega come fare. Vado a prenderlo. Ok. Allora, aspetta. Allora, deve essere qua tra queste pagine. Ecco. Allora, qua dice che devi avere sempre una candela accesa, che devi essere cordiale, gentile con gli spiriti con cui ti metti in contatto, chiara nelle domande. Bah, sembra molto semplice a dire il vero. Però io ho paura, io ho paura. Posso farlo qui in chiamata? Ma lo facciamo adesso? Sì, per favore. Ok, sistemo le gatte, 10 minuti e ci sono. mia amica. Ri, ciao. Ma sei proprio sicura di volerlo fare? No. Ma devo farlo. Inizio. Mi raccomando, come è specificato qua nel libro, devi essere gentile. Saluta di chi sei e chiedi se c'è qualcuno. Un altro po'. Sono Marta. C'è qualcuno qui con me? Sì, io. Ma dai! Ok, allora c'è qualcuno qui con me oltre a Marco? C'è qualcuno qui con me oltre a Marco? C'è qualcuno? C'è qualcuno? A parte il tizio col camion fuori che sta facendo casino? C'è qualcuno in questa stanza oltre a me, Marco? A me, Marco. C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ecco Marco, lo sapevo, non funziona. Oh, cacchio. Amica, tutto ok? Yes, sì, c'è qualcuno. Cacchio. Oddio, chiedi qualcos'altro. Posso sapere chi sei? Si sta muovendo su tutti i numeri, cosa vuol dire? Magari non è da solo. Siete in tanti? Sì. Amica, non sono tranquillo, forse è meglio che chiudi. Ok, posso chiudere la seduta? Ha detto no, cosa faccio? Tu insisti. Posso chiudere la seduta? Continua a dire no. Posso chiudere la seduta, per favore? Oh oh, si è spenta la candela. Oh no. Cosa no? Nel libro c'è scritto che se la candela si spegne, un demone si è legato alla tua persona.